Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che sarà un video acquisti. Video acquisti non è proprio ricchissimo perché non sono andata in, cioè diciamo sono due acquisti manga e due acquisti libri, perché in fumetteria sono andata solo una volta, ho avuto l'occasione di andarci solo una volta questa settimana e appunto non ho comprato quasi nulla perché non avevo pochi soldi dietro, quindi ho preso due cose che ho trovato lì al volo, anche perché sono andata in una fumetteria che non è molto fornita, perché ero di là a quelle parti, ho detto dai facciamo un salto, vediamo un po' cos'ha, e aveva due cose che mi servivano per fortuna, quindi le ho prese. Partiamo dai manga, appunto sono il volume 10 e il volume 11, The Devil e Love Song. Il volume 10 l'avete già visto nello scorso video, che è stato le mie copertine preferite dei manga, appunto questo l'avevo messo al primo posto, che è veramente stupenda. E il volume 11, allora in questi due volumi succederà di tutto, cioè proprio la storia prende una piega incredibile e diciamo che molte cose sarà svelato il passato di Maria, cioè appunto tante cose verranno svelate, si conosceranno nuovi personaggi e ci saranno un sacco di cose interessanti, poi un sacco di svolte, ecco, tantissime svolte veramente. E mancano due numeri alla fine, quindi sono contenta perché da un secolo che sto leggendo, che sto appunto portando avanti questa serie, perché una mia compagna di classe, quando andavo in prima, mi aveva prestato il primo volume e se l'era comprato. L'avevo letto e mi era piaciuto, così quando sono andata alla fiera di Lucca del 2011, sì, era il 2011, sì, ho comprato il primo numero, però poi visto che 5,90 mi sembravano veramente molti da spendere per un manga, ho deciso di interrompere e di ricominciarla un giorno non preciso, e l'ho ricominciata appunto da qualche mese, perché vedendo le recensioni su internet poi non ce l'ho più fatto, dovevo comprarlo assolutamente. Quindi Devil e Love Song l'ho finalmente quasi concluso e non mi sta deludendo affatto, quindi penso che la mia recensione finale, il mio parere finale sarà abbastanza positivo. Comunque aspetterò gli ultimi due numeri per appunto per sapere bene se sarò felicissima, se sarò appunto soddisfatta della storia oppure qualcosa non mi avrà del tutto convinta. Poi abbiamo i due volumi di libri. Allora partiamo da un libro fantasy, non so che genere sia, un'investigazione fantasy che ho comprato oggi stesso. Diciamo che non ho mai letto nulla del genere, ecco, un po' dark, un po' qualcosa. No, dark l'ho già letto, dark fantasy, però questo è un po' diverso. Si chiama Un oscuro segreto di Kalaina Price. Edito da Fannucci Editore al prezzo di 10 euro. Sì, edizione con appunto economica, penso, con bandare laterali, e anche qua, però non, è anche qui, solo che adesso sta tenendo il segno della pagina a cui sono arrivata, che è pagina 25, che l'ho già iniziato. Diciamo che la trama parla più o meno in generale di questa ragazza di nome Alex, che è una specie di strega e vede gli spiriti, parla con i morti, e soprattutto parla con la morte, che si presenta all'inizio del volume, che però non sembra, almeno da adesso, una creatura tanto malvagia. Non saprei dire, boh, non lo so, vedrò ancora, non posso dirmi molto, ho letto 20 pagine. E lei praticamente pare che con, appunto, grazie a questo suo potere, visto che è una specie di strega e nel suo mondo, cioè nella Terra, sanno tutti che esistono delle persone che praticano la stregoneria, infatti sono delle leggi apposta per loro, delle cose che sono perché sono permesse, altre no. E appunto riuscirà a svelare, diciamo, quei casi di omicidio parlando appunto con i morti. Penso che lei riesca appunto a dire che è il colpevole, che è l'assassino, e a svelare appunto dei casi di omicidio, a fare da detective, ecco. Quindi adesso vedremo un po' cosa ne penserò. La protagonista è una donna di media, avrà più o meno sui 30 anni, suppongo, perché non ce lo dice. Però dice che ha 18 anni di esperienza in campo lavorativo di questo genere, quindi boh, mi viene da pensare che più o meno abbia sui 25-30 anni, ecco. Anche perché 18 anni, cioè a breve 30-30, non lo saprei, vabbè, avrà su una trentina d'anni avrà. E niente, vedrò cosa ne penserò. Per adesso mi sembra particolare, carino, cioè non lo so, mi ispira abbastanza, quindi vedremo un po'. So che è una serie lunga, cioè ho letto su internet, ci sono una marea di libri e alcuni devono ancora uscire.
Certo che se non mi piacerà questo libro non proverò neanche a leggermi il secondo perché veramente sono troppi i libri, sono troppi. Cioè se proprio mi piace da morire magari lo continuo, se mi piace comunque lo continuerò, però sono un sacco, non so quanti, saranno almeno, non lo so, tanti. Quindi un oscuro segreto di Kalaina Price, anche il nome dell'autrice particolare. Ok, poi abbiamo un libro che dovrei leggere per scuola perché praticamente la professoressa ci ha dato una lista di libri e tu dovevi sceglierne due tra la lista, ecco, a scelta. E tra queste c'era Cime Tempestose di Emily Bronte, non so come si legga questa E con i due pallini, quindi non lo so, Emily qualcosa. E allora, perché Cime Tempestose? Perché mia madre, a parte che ha visto il film e lo ha amato alla follia, dice che dopo che l'ha visto è rimasta così per giorni, tipo tutta emozionata, non so come si sia sentita. E così all'inizio ho detto, dai, provo anche a guardarmi il film. Solo che ero con una mia amica, non sapevamo cosa fare quel giorno lì, era brutto tempo, eravamo in casa, poco, parlo di un mese fa. Così abbiamo detto, dai, guardiamoci Cime Tempestose, mia mamma ce l'ha registrato. Abbiamo cominciato a vederlo, tipo ci saremmo visti un'ora e mezza, non saprei dire quanto. Solo che ci stavamo deprimendo, cioè non dico che fosse brutto, però ci stavamo deprimendo, cioè estate, avevamo voglia di divertirci, quando avevamo questo film che stavamo per dire, oddio santo, poveri disgraziati, vabbè. E così l'abbiamo interrotto di guardare e ho detto, vabbè, mi leggerò il libro e poi magari mi guarderò il film. E appunto adesso ho comprato il libro che ho pagato 7 euro per un'edizione standard della Giunti, l'intitore, mai sentita la Giunti, e la copertina è molto bella, mi piace con questa ragazza che poi penso sia Catherine, boh, la protagonista femminile, con questi scogli, il mare, le nuvole tutte, come se dovesse piovere, mi piace. Allora, penso che molti di voi sappiate la storia di Cime Tempestose, però vi leggo la trama dietro comunque. Allora, per Heathcliff e Catherine la gioia più grande è fuggire nella brughiera, e restarci tutto il giorno. Sono spiriti liberi, selvaggi, ribelli, a loro non importa delle convenzioni sociali, di cosa pensano gli altri nel vedere insieme lui, semplice stalliere. E lui e lei, ragazza di buona famiglia, si piacciono, si amano, almeno fino a quando non entra in scena Edgar, bello, ricco e raffinato. È così che il cuore di Catherine si spacca. Da un lato la passione divorante per Heathcliff, sua anima gemella, dall'altro l'attrazione per Edgar e le lusinghe di una vita aristocratica. Una storia senza tempo, il racconto di un amore tormentato e di un legame fortissimo, indistruttibile, così potente da sconfiggere la morte. Questa è la trama che ci sia appunto qua dietro, questo trafiletto qua. Appunto, è una storia, io devo ancora iniziare, comunque è una storia che non è tutto tranne che allegra, è molto romantica, c'è queste cose iper romantiche e anche molto deprimenti, perché penso che le disgrazie di sto mondo accadano tutte al povero Heathcliff, alla povera Catherine, almeno da come ho visto nel film, dall'inizio ho già visto che ci sarebbe stata una lunga serie di sventure per i due protagonisti, quindi no. Però boh, io parto con dei buoni propositi perché mia madre ha veramente detto che è bellissimo, poi ha fatto un successo incredibile, cioè Cime Tempestose, l'hanno sentito nominare tutte almeno una volta nella vita, almeno penso. Quindi diciamo che penso che valga la pena di essere letto. Sicuramente non è una storia leggera, dubito che sia leggero, però sono curiosa e quindi lo leggo con piacere, lo leggerò con piacere, devo cominciarlo. E poi non è abbastanza, vabbè, quante pagine sono? Sono 400... circa 400, sono 445 pagine, quindi non è neanche tanto piccolo, però è scritto abbastanza largo, no, forse è un po' scritto fitto. Vabbè, comunque lo leggerò e vedremo cosa ne penserò anche di questo. Quindi con questo ho terminato il video, spero che vi sia piaciuto, spero che questi vi siano piaciuti, peccato che rimanga, ho solo due volumi di una serie appunto che sto continuando. Però appunto non ho avuto occasione di andare in fumetteria questa settimana. Per i libri vedremo un po'. Due generi c'è. Questo è un genere particolare, una storia particolare che intriga. E Cime Tempestose, vabbè, penso che quando lo finirò mi sarà piaciuto da morire, però penso che mi farò tante lacrime mentre lo leggerò.
sono quasi sicura che mentre lo leggerò lo bagnerò tutto di lacrime, no vabbè, speriamo di no. Però penso che appunto non sia una lettura leggera, vediamo un po' cosa ne penserò. Sicuramente quando lo finirò farò una recensione, cioè ovvio, mi sembra ovvio, non so perché ma è ovvio. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto, ciao!